Morte per tocco, ora anche il padre di un'altra ragazza chiede una legge per la dolce morte. Bimbo schiacciato da un armadio, lunedì i funerali del piccolo Nicolò. Omicidio Vianello, confermati 30 anni di carcere per Milli Lazzarini. Mose parla il ministro Del Rio, i fondi ci sono, ragioniamo sulle manutenzioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio di Venezia e provincia. In primo piano ancora una volta il caso che arriva da Fiesso d'Artico. Dopo la morte assistita di Bertocco, di Loris Bertocco, c'è un altro genitore che chiede per la figlia la morte dolce. Anche il sindaco di Fiesso è rimasto sconvolto dalla decisione presa dal suo compaesano Loris Bertocco di andare in Svizzera a morire. Nel memoriale che ha lasciato, il 59enne ha voluto sottolineare il fatto di essere stato abbandonato dalle istituzioni, concetto che ha fatto male a martellato, che invece sostiene di aver sempre fatto il possibile per aiutarlo. Da anni, da quando ha avuto queste problematiche, Loris è sempre stato accolto dai nostri servizi sociali, ha sempre avuto tutto quello che la legge ci permetteva di dargli e anche di più, voglio dire, nel senso della disponibilità degli assistenti sociali. La disponibilità dei servizi che ogni tanto riuscivano anche a passare a casa sua, a vedere com'era messo alla sua situazione e quindi abbiamo cercato sempre al massimo questo comune di stargli vicino. Mano a mano però le risorse hanno iniziato a diminuire, rendendo sempre più difficoltoso un aiuto a Loris. Una scelta, la sua, che spacca in due l'opinione pubblica. Quando uno non ne può più, cioè è inutile, fa soffrire gli altri e anche lui stesso. La politica deve muoversi. Chi ha il potere, no? Noi non abbiamo potere, possiamo solo esprimere idee e basta. In Italia. E intanto sulla scia della morte di Loris anche Giuseppe, papà di Elisa, una 46enne che da 12 anni respira con una canula alimentata da un sondino in un letto di un istituto di ricovero di Mestre, dice di volersi rivolgere ad un giudice per avere la possibilità di ottenere un modo alternativo per un accompagnamento a un fine vita dignitoso. Intanto è stata decisa la data dei funerali di Nicolò Tassan, il bimbo di 4 anni morto travolto da un armadio. Si svolgeranno lunedì alle 10.30 nella chiesa Santi Patroni di Marcon i funerali di Nicolò Tassan, il bimbo di 4 anni travolto e ucciso dall'armadio mentre si trovava in casa con la sua famiglia in via Piave a Marcon. Erano in corso i festeggiamenti per il compleanno della mamma quando è avvenuta la tragedia intorno alle 19.30. Forse Nicolò si è arrampicato su un'anta dopo averla aperta o voleva prendere qualcosa. Forse l'armadio non era fissato alla parete. L'incidente è stato inevitabile. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale di Treviso dopo essere stato intubato, ma si è spento all'alba del giorno dopo, martedì. Non è stata disposta l'autopsia sul corpicino. Prima dei funerali non ci saranno né il rosario né una veglia. Omicidio Vianello, sono stati confermati 30 anni per Milli Lazzarini. La sentenza è arrivata dopo 40 minuti di camera di consiglio. Susanna Lazzarini, la 57enne accusata di aver ucciso l'81enne Francesca Vianello nel suo appartamento di Corso del Popolo a Mestre il 29 dicembre 2015, è stata condannata in appello a 30 anni di reclusione, con rito abbreviato per omicidio volontario pluriaggravato. È la conferma dell'esito del primo grado. Di fronte ad una confessione dell'imputata c'era poco da fare, ma la battaglia nell'aula bunker di Mestre si è combattuta soprattutto sulla possibile premeditazione del delitto. In questo senso l'accusa è tornata a concentrarsi sul fatto che la Lazzarini al momento del delitto indossasse dei guanti e in borsa aveva dei cordoncini. La difesa invece ha confutato la tesi accusatoria, affermando che non sussistevano elementi incontrovertibili che potessero indicare che la 57enne avesse premeditato l'omicidio, chiedendo perlomeno una formula dubitativa riguardo al nesso tra i due reati. Al termine della Camera di Consiglio i giudici però hanno creduto alla premeditazione, condannando l'imputata al massimo della pena prevista con il rito abbreviato. Questura, prefettura, comune, città metropolitana, tutte insieme per Mestre Sicura, il piano per mettere un freno alla microcriminalità. Mestre in questo momento qua non è luogo adatto per venire a comprare droga, venire a cercare prostitute o dedicarsi alla prostituzione o a borseggio o altro.
L'avviso è rivolto direttamente a chi delinque, andatevene altrove. A partire dal 18 settembre una task force di 100 uomini della questura è stata impegnata notte e giorno in continui controlli nel quartiere Piave e nel Parco Albanese. Grazie a una disponibilità che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha dato alla città di Venezia, stiamo cercando di ripulirla e aumentare la percezione di sicurezza in certi quartieri con un numero altissimo di persone accompagnate presso i CIE per poi essere espulse dal territorio nazionale. L'operazione Mestre Sicura ha portato finora all'arresto di 6 persone per furti, resistenza pubblico ufficiale, evasione e traffico di stupefacenti. 15 stranieri sono stati accompagnati al centro di permanenza per il rimpatrio. Altri 4 sono stati rimpatriati in frontiera, mentre 39 hanno ricevuto l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Continueremo con questo ritmo nei prossimi mesi, assicura il sindaco Luigi Brugnaro. Se queste persone non vogliono cambiare vita, non resta loro che cambiare città. All'assemblea dell'ANCI il ministro Del Rio ha parlato del MOSE e ha assicurato i fondi ci sono. Come ho sempre detto, le opere vanno completate, quindi abbiamo messo a disposizione le risorse per il completamento del MOSE e questo è un punto molto importante. Sono già disponibili, già stanziate nel decreto ultimo firmato dal Presidente del Consiglio su mia proposta, quindi abbiamo dato garanzia che l'opera si completa. Così il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, risponde alle richieste delle ditte che lavorano al completamento del sistema di dighe mobili e alle preoccupazioni dei commissari. I soldi ci sono e l'opera sarà terminata. Dopodiché si aprirà la partita della gestione che il Comune di Venezia ha chiesto per sé ma sulla quale ormai deciderà il prossimo governo. Adesso stiamo affrontando con i commissari il tema della manutenzione di quest'opera, perché questa è una grande opera, anche quella di farla funzionare e farla manutenere, quindi stiamo ragionando su qual è lo strumento più idoneo per questo, però intanto il MOSE verrà completato sicuramente. Sull'altra grande incompiuta di Venezia, Del Rio promette invece soluzioni entro la fine della legislatura. Le risposte, come assicurato innumerevoli volte dal lontano 2012, sono imminenti. Grandi navi, a che punto siamo? Ecco, di questo parleremo la settimana prossima. Per cui vuol dire che c'è un... Grazie, grazie. E ovviamente noi vi daremo conto di quello che verrà detto. Per questa sera invece da TG Venezia è davvero tutto. Grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta. Arrivederci.